Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di The Battle Cats. Arriviamo a 1000 like, condividete il video e iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate hashtag The Battle Cats qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E andiamo avanti con questa nuova puntata ragazzi. Allora, come leggere dal titolo, speciale 100 episodi. L'ho fatto in ritardo, giustamente con un paio di giorni di ritardo, perché ho avuto diverse difficoltà che sicuramente già sapete. Ho fatto appunto questa puntata di oggi con ben 5200 friscat. Quindi sapete che sono andato a fare il mega shop. E vediamo qui sotto ragazzi, eccolo qui, 3900 più quelli che già avevo io, perché oggi c'è anche un evento molto particolare e interessante da andare a shoppare insieme. E si può shoppare in due tranche, quindi dopo mezz'ora ne andrò a shoppare un secondo. Ma andiamola a vedere insieme, intanto apriamo queste due mio capsule, non ho avuto il tempo di farmare, quindi vedete che ne ho fatte effettivamente meno. Giustamente, come mi ha chiesto qualcuno nei commenti, probabilmente farò un video dove faccio vedere quali sono gli eventi da fare per fare le mie capsule. Ok, intanto andiamo a scambiare per biglietto, grazie. Ci facciamo anche un biglietto raro in più, che non ci dispiace. E anche il pesce gatto, grazie, molto gentile. E ce l'abbiamo qui nella rimessa, ce l'andiamo a prendere immediatamente, grazie. Potenziamo il nostro gatto isola. Ok, si prosegue. Allora, andiamo indietro. Abbiamo due capsule evento perché non ho avuto il tempo di farmare, vi ripeto, quindi ho fatto il minimo possibile. Olè, ci siamo. Prendiamo i 5000 di esperienza e prendiamo un gatto cancellino. Ok, e fin qui ci siamo. Una capsula rara, ce l'andiamo a prendere immediatamente e la prendiamo di Red Booster, un tentativo. Per ora. Ok. Andiamo a fare questo opening e ci esce la super rara gatto dorato. E questo è importante perché se non erro ci dà anche dei friscatti in più nuovi. Ok, molto buono. Adesso noi facciamo il primi opening di questa sera. Facciamo tre tentativi perché c'è la fase bonus star, ok? La prima tre capsule scontate, la seconda 5 capsule a 7,50 con 1 milione e la terza 1,050, 1 milione più l'ultra raro al 100%. E questa cosa si resetta dopo 30 minuti e la possiamo rifare, ragazzi. Quindi faremo queste prime tre opening. Vai. Facciamo prima Red Booster, che è molto interessante perché c'ha unità apposite contro Red e non solo. E poi andiamo a fare Air Booster, che è contro i fluttuanti, quindi molto interessante. Vai, partiamo con la prima. Vediamo un po' se ci capita qualcosa di fortunello. Speriamo, magari. Allora, intanto il gatto vescovo è buono. Gatto ruota è buono perché l'abbiamo potenziato. E il Thor Viking Gatto è già potenziato. Quindi, secondo tentativo. Vediamo un po' se ci esce. Magari veramente un Uber pure qui sarebbe ottimo. Però intanto potenziamo, quindi non è male. Ok, gatto nuovo che non avevo. Ottimo, ottimo, ottimo. Andiamo a vedere poi se si può potenziare. Gatto Bushu, che non so neanche cosa fa. Un altro gatto che non avevo, ma avevo nel vecchio account e lo conosco molto bene. Gatto Spadaccino che si potenzia anche. Gatto Ladro che ne abbiamo una quintalata da potenziare. Gatto Peso Welter che abbiamo già potenziato. E l'Ognoji di cui abbiamo il potenziamento. Più 1 milione di esperienze serve per potenziare roba buona. Adesso andiamo a fare la terza apertura. E poi andiamo a fare sicuramente qualche partita evento. Così ci dà 1 milione di esperienza l'ultra rara garantita della Red Booster. Quindi con tutti questi bellissimi gatti qua. Che poi andiamo a vedere l'ultra rara che ci esce. Vai. Opening gigante. Perfetto. Intanto gatto arciere che è buono perché va a potenziare quello che già abbiamo. Super raro. Questo chi è? Gatto argentato. È un altro gatto di quelli speciali. Gatto metallico. Poi andiamo a vedere sicuramente gatto vescovo che ci abbiamo, l'Ognoji che ci abbiamo e si potenzia. Questo è stupendo ragazzi, il gatto sciamano è veramente potente, me l'avete consigliato anche voi, lo Xiao Miao, da andare a potenziare. Il gatto salone che non avevo ancora sbloccato, quindi ottimo averlo. E ecco qua la ultra rara, ok, ottima. Questa la possiamo vedere immediatamente visto che è quella lì da avere. Tuonia si chiama, certo, ce la sbocchiamo. E 1 milione di esperienze, quindi era la garantita di oggi. Giustamente, guardate, ci dà di nuovo la fase iniziale. Quindi già la possiamo fare adesso senza la mezz'ora, mi sa. Fase bonus super. Cioè, possiamo iniziare già il giro senza la mezz'ora? E allora a sto punto, ragazzi, ci abbiamo i 3100. Andiamo a fare Air Booster. Quindi si parte con 3 tentativi. Friskis. Ok. E ci siamo. Prendiamo chi è? Super raro. Un gatto che non mi ricordo cosa fa, sinceramente. Gatto culturista. Li andremo ad analizzare. Il Pogo Cat ce l'abbiamo e l'abbiamo già potenziato. Un altro gatto nuovo, raro. Non so a cosa serve. Gatto piombo.
Ok, proseguiamo di nuovo con i tentativi 5. Però in questo caso stiamo andando su Air Booster, quindi contro fluttuanti. Quindi la prossima Uber che andiamo a prendere è contro fluttuanti. Ok, il Jurassic Gatto, veramente ottimo. Gatto arciere che va a potenziare. Ecco qua, questa era enorme, ragazzi. È un'ultra rara enorme, l'abbiamo trovata prima. La Grata Gru, questa è enorme. La conosco molto bene. Questo è il gatto sparaccino che abbiamo sbloccato prima. Gatto alato, quindi abbiamo preso due ultra. 1 milione di esperienza garantita. E fase 3 dell'Air Booster. Vai. Apertura gigantesca, ragazzi. Andremo a utilizzare fino all'ultimo Friskat, anche se non riusciamo a fare i bonus completi, perché giustamente oggi è un evento speciale. Gatto sparaccino, Vinging Gatto, Gatto Rock, che abbiamo, andiamo a potenziare il nostro, il gatto salone, che va a potenziare, altro Gatto Rock. E ecco l'altra Uber, quindi tutte ultra rare diverse sono capitate, ragazzi. E questa la conosco molto bene lo stesso perché l'avevo nel vecchio account. Tata. 1 milione. Ok, ci sono rimasti 1025 friscat. E sicuramente prima della fine dell'evento, che dovrebbe essere esclusivamente fino all'ultima uscita di questi due, quindi oggi, posso fare soltanto questo. Ok, quindi vediamo un po'. 300 più 750 dovrebbe essere 1050. Per un pelo non ci arriviamo a farlo probabilmente. Il sorter completo. Ok? Quindi facciamo così. Aspettiamo, facciamo un attimo l'evento e poi vediamo se riusciamo a fare altri 3 giri. Non mi ero accorto che c'era il tiragraffi felino che è appunto giustamente della nuova settimana. Quindi magari riusciamo a fare un terzo giro, ragazzi. Quindi vediamo un po'. Secondo premio. 120. Forse riusciamo a fare almeno 2 giri. Giustamente ci dice che possiamo pubblicarlo sui social, ma non ci interessa. Quindi abbiamo anche stagione 2 Festival del Batticuore, quello nuovo. Ma andiamo a vedere di fare le altre aperture. Dai, a sto punto ci stiamo, almeno un paio di giri ce li facciamo. E ce li facciamo di nuovo su Red Booster. Facciamo di nuovo il giro, vai. Quindi, un'apertura da 3 e poi ne facciamo una di quelle da 5, che ci dà 1 milione di esperienza. Il nuotatore, se non erro, non ce l'avevo. Quindi anche questo è molto importante da utilizzare e da potenziare. Gatto nuotatore. Gatto matador. Lo psicogatto che potenzia. E vai, facciamo l'ultimo giro. E abbiamo 4 milioni di esperienza, raga. Possiamo fare veramente un sacco di roba. Ok, proseguiamo. Gatto rock. Ciao miau. Questa è la super rara. Questa la conosco molto bene. Ce l'avevo nel vecchio account. Gatto Giulietta. Poi, beh, la Sirengatto ce l'avevamo già prima. Questo me lo ricordo lo stesso di averlo avuto. Quindi ottimo. Ok. E adesso andiamo a fare magari un evento. Giustamente il grado giocatore è aumentato, quindi andiamo a prendere le nostre ricompense. Perché giustamente abbiamo un bel leadership, vai. E poi abbiamo anche da potenziare tutto il resto, ma quello me lo faccio con calma. Andiamoci a fare qualche partita sulla stagione 2 Batticuore, ragazzi. Non so effettivamente come funziona. E allora ho rimesso direttamente il deck, quello base, con i due che corrono. Così facciamo subito i primi livelli immediatamente. E ci dà anche subito le ricompense. Vai. Buono. E quanta roba. E vai così. Proseguiamo nello stesso ritmo. Secondo livello. Mi piace. Fingiamo di cattiveria. Ci sono dei red, ma non abbiamo così tanta preoccupazione. Anche perché sono i primi stage, quindi li buttiamo giù immediatamente. Colleghi al bar fatto. Olè, che ci dai, radar? Gatto, lettera e seconda lettera. Buono. Andiamo a fare mani sul conto, sempre speed up. Più che altro sto mettendo i treasure e non lo dovrei fare. Mi sono neanche accorto di questa cosa. Probabilmente si erano salvati in automatico e si stanno utilizzando in automatico. Però almeno prendiamo tutto e subito il meglio. Poi i treasure sicuramente li recupererò. Ok, anche questo livello con la testa la stiamo battendo così, diretto. Va bene così, nuovo record, radar. Gatto, lettera e lettera. Ottimo. Proseguiamo. Ho lasciato direttamente i treasure perché ce n'ho 5. Poi sicuramente li recupererò con il tempo. Quindi speed up e treasure, ragazzi. Oggi è veramente una puntata di quelle enormi. Continuiamo a spingere senza problemi. Andiamo sempre con i due gatti che spingono perché penso che ce la facciamo ugualmente. Abbiamo eliminato qualcosa di grosso, quindi abbiamo potuto mettere anche la Uber. Quindi direi che ci stiamo. Continuiamo con questo gioco molto veloce. Olè. Stiamo reggendo senza troppi indugi. Vai, buttiamogli tutto di cattiveria. La torre dovrebbe andare già a momenti. Vai, pugnone e boom. Fatto. Mancia esagerata portata a casa. Che ci dai? Radar, gatto, lettera e lettera. Ottimo.
ottimo. Andiamo a fare tutti a casa, ragazzi. Un altro bellissimo livello, sempre di questa run di batticuore. E stiamo facendo tantissime lettere, quindi dopo facciamo opening di lettere. Visto che abbiamo fatto opening di tutto il resto, abbiamo anche le lettere. Ok. Ci siamo. Però tutto tranquillo, ci sono solo quelle due foche che stanno dando un attimo di fastidio. Ma non è un problema, adesso gli mettiamo dietro roba che mena. E andiamo di corsa uguale, senza impicci. Ovviamente non sappiamo cosa esce dalla torre, ecco qua. Una faccia red pericolosissima. Mamma mia, quanti red, quindi possiamo fare evocazione grossa. Non ho ancora potenziato tutti i gatti che sono usciti oggi, quindi non li vedrete sicuramente in questo video. Li vedrete nei prossimi. Esattamente per tipologia, in base anche al livello che andiamo a fare. Ok. Siamo belli carichi e pronti. Portata a casa anche questa con molta velocità, sinceramente. Tutti a casa portata. E ci andiamo a prendere tutti i bonus, visto che abbiamo il treasure. Radar. E poi abbiamo radar tesori ogni volta che facciamo un livello. Gatto secchione, lettera e lettera. Quindi iper farm. Pulizie di fine festival, ragazzi, vai. Stiamo facendo veramente un mega farming di lettere. Dobbiamo potenziarli a bestia, perché è l'unico modo per potenziarli. E poi ci darà altra roba, oltretutto. Senza usare neanche un treasure. Ok, questi sono tutti scuri. Potrebbe essere un problema. Non sappiamo cosa esce dalla torre, perché ancora non è stata toccata. Però già significa tanto, eh. Vediamo un po' se riusciamo a resistere e a non spingere troppo per fare subito la torre, sennò diventa un macello. Evochiamo prima un Uber almeno, ok. Allora, c'è il koala. Il koala potrebbe essere un grosso problema in questo momento. Vediamo un po'. Dobbiamo portare a casa a tutti i costi. Vai così. Per ora stiamo mantenendo posizione. Ok, lo mandiamo indietro. Evochiamo la seconda Uber, che è quella che dà il pugnone gigante. Giustamente non ho visto se tra quelli che ho preso nuovi c'era effettivamente una contro gli scuri. E non lo andrò a guardare, ragazzi. Questi sono livelli one shot. Fino a dove riusciamo ad arrivare continuiamo e poi ci fermiamo. Anche che, come vi ripeto, non posso farmare troppo e quindi non c'ho neanche il tempo questi giorni. Ok, pulizia di fine festival. Penso lo porteremo avanti così. Va giù diretta alla torre e ci dà tutti i bonus. Grazie anche a Trisor. Radar, di nuovo, lettera e lettera. E anche 30 friscate leadership, quindi abbiamo finito tutto al set. Nell'evento battito cardiaco, battito cuore, come si chiama quello nuovo, non avevo fatto questo livello specifico perché era contro Black. E adesso abbiamo trovato effettivamente la possibilità di avere altri bellissimi Uber appositi. Ok, abbiamo preso Tata e l'ho portata al 29, ragazzi. Quindi abbiamo la possibilità di fare qualcosa, se riusciamo ad evocarla. Giustamente non devo toccare la torre prima di evocare un po' di robina, quindi per adesso penso che andrò soltanto di mid shield, fino a che non posso fare evocazioni grosse. Ho messo un max per poter fare questo livello, che è l'ultimo che facciamo oggi probabilmente. Intanto penso che tra poco potrò evocare Tata, ma prima di evocarla oserei dire che ci leviamo questi cagnolini il più possibile, se ce la facciamo. A buttare giù anche una scimmia, cioè mi preoccupa un po', quindi facciamo così. Evoco Tata immediatamente. Così fa qualche danno importante ad area. Olè, interesting. Evoco l'altra lei, che anche lei è contro i Black. Si è evocato da solo l'elefante senza toccare la torre. Quindi penso che dopo un tot sarebbe stato evocato ugualmente. Quindi vediamo un po' se riusciamo a combinare qualcosa. Ok, per adesso ci riusciamo, anche perché Tata ha la caratteristica di andare contro i floating e contro i scuri e rallentarli e indietreggiarli per un po'. Il problema è che siamo forse un po' troppo spinti contro il muro, ragazzi. Potrebbe essere un grosso problema. Forse devo portarmi un pochino più avanti, leggermente, perché se no qui adesso rimaniamo bloccati. Ok, sono stati spinti un po', forse grazie anche ai sceriffi, oltre che all'Uber. Vediamo un po' se riusciamo a reggerli. Li stiamo provando, ma spingono veramente troppo. Ho veramente troppa paura di aver esagerato ad aspettare tutto questo tempo. Ok, l'elefante è problematico, però riesco a evocare abbastanza roba da tenerlo fermo, il nostro avversario. Se la nostra Uber riesce a fare danni, ok, sembra che ci è riuscita. È rimasto solo l'elefante sul terreno. Forse riusciamo a fare l'ultimo stage dell'altro primo evento del battiguore, che era solo appunto scuri, e noi non ce l'avremmo fatta. Ok, l'ho fatta in velocità normale proprio perché avevo paura a gestirla troppo velocemente. E ho fatto bene, forse.
Se andavo più veloce mi avrebbero buttato giù torre senza che me ne accorgevo. Vediamo un po' se l'elefante viene buttato giù da Tata. Almeno viene respinto, e questo è buono. Non ero anche questi gatti dovrebbero riuscire a respingere, ma per ora non ci stanno riuscendo. Ok, buttato giù, sì. Sì, se non esce niente da quella torre abbiamo vinto. Così, dei cattiveria. E poi penso che ci salutiamo, ragazzi, perché abbiamo fatto già un bel video caricone. Ok. Dai, buttiamo giù questa torre. Non sono sicuro di riuscire a fare un secondo video per oggi, però ci proviamo. Ok, torre buttata giù in pratica. Con molta calma, ci siamo riusciti. Ricordo di lasciare like qua sotto, ragazzi, abbiamo 1000 like e BattleCats come hashtag. Anche perché abbiamo visto una bella shoppatona. Ok, portata a casa, che ci dà come premio? 2 lettere d'amore. Bene. E adesso apriamoci tutte le lettere che abbiamo preso. Vai! Ultimo opening prima di salutarci. Ok, punti esperienza, speed, gatto cancellino, 10.000, gatto cotta segreta, 10.000, vai così. Gatto max, ottimo, CPU, altro gatto cancellino. Ok, altre 4 aperture, magari se potenziasse il gatto cancellino sarebbe un ottimo mid shield nuovo. Perfetto, gatto cotta segreta, gatto cancellino ancora, vai. Potenziamenti a tutto spiano, ragazzi, ottimo. Ho fatto un altro grado giocatore prima di salutarci, lo vado a riscattare. Hai sbloccato 3 nuove combo feline, se è un altro leadership potrò fare un sacco di eventi così. Ragazzi, non me ne ero accorto, il gatto cancellino è diventato il gatto cancellino punk, quindi si è effettivamente potenziato. E adesso è diventato resistente ai danni ricevuti da rosso, in maniera molto più potente ai danni ad aria. Col cappellino in testa, fantastico. Peccato che ancora non ho potenziato lui, però sono riuscito a potenziare anche la gatta fidanzata, che è diventata ancora più potente e fa danni enormi contro il nullo, quindi contro roba generica, e fa sempre danni ad aria, quindi veramente ottima. Non potete dire di non essere contenti, ragazzi, ho fatto un episodio gigantesco, un mega opening, abbiamo fatto grandi potenziamenti, abbiamo finito altri 2 stage dell'evento appunto del batticuore. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non lasciate l'hashtag TheBattleCats qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e ci vediamo nel prossimo video.